Ciao a tutti, parliamo di recensione. È un argomento che tocco raramente, però colgo l'occasione per parlare di un argomento importante, che è la patelletta. La patelletta è forse il meno considerato il meno importante degli accessori dell'arciere, ma invece è essenziale, specialmente nell'arco nudo. L'arco nudo perché? Perché nell'arco nudo, oltre a trattenere e rilasciare la freccia in modo adeguato, ci serve per fare lo string walking. Lo string walking, sapete benissimo che è quella cosa che serve a correre sulla corda affinché noi possiamo piegare, cambiare l'inclinazione dell'arco affinché la freccia vada più bassa. E lo string walking lo dobbiamo fare con precisione. Questa patelletta, che è prodotta da un artigiano italiano, Massimo Bartoletti, marchiata Baremax, la trovo ottima, ne ho provate molte. Prima avevo la AF, ma con questa mi sono trovato molto bene. Ha una placca abbastanza pesante, si vuole separare dita, si inserisce bene il dito medio, non si muove minimamente e fa il suo dovere. Il suo dovere, che è quello per l'appunto di fare lo string walking. Ma una cosa in più, qual è la condizione più esasperata che può subire una patelletta? Beh, intanto è quando si bagna. Quando si bagna effettivamente siamo rovinati, no? Perché cambia la struttura della patelletta e di conseguenza anche lo spine dinamico della freccia, quindi la freccia andrà da tutt'altra parte. Questo materiale, che è Cordova Equino e che è il migliore che esiste, ha una particolarità che è quella che tutti gli arcieri temono, quello di subire problemi quando piove, no? Di solito diciamo la patelletta teniamola ben lontana dall'acqua, questa volta la immergiamo direttamente, diciamo piove forte, molto molto forte, la lasciamo lì per qualche minuto, è la mia patelletta di riserva. Intanto vediamo lo string, no? Lo string, molti mi chiedono, ma come fare lo string? Si posiziona la patelletta contro la cocca e si va a cercare un punto tale che, grazie al quale, per inclinazione, se prendiamo più su, incliniamo l'arco verso l'alto, se incliniamo più giù, incliniamo l'arco verso il basso. Quindi, più si scende e più il bersaglio deve essere vicino, più si sale e più il bersaglio deve essere più alto. Quindi diciamo che normalmente, se devo tirare a 18 metri, devo mettere lo string qua su questa R, posiziono la patelletta in questo modo e poi posso tirare tranquillamente a 18 metri mirando con la punta della freccia, sempre mirando, tra virgolette, andare in ancoraggio e ho tirato a 18 metri. Se avessi voluto tirare a 20 metri, avrei posizionato una cucitura più in alto, in questo modo qua, e avrei tirato a 20 metri. E così via, salendo, no? 30, 35, 40, 45 e 50. 50 sono praticamente a pochi millimetri, 2 millimetri circa, a 2 millimetri circa dalla cocca. È condizione perfetta, in modo tale che alla distanza più lunga degli archi nudi siamo vicini alla cocca. A 5 metri sono più o meno in questa posizione.
diciamo che il mio libraggio non mi permette di avere una string walking, quindi una lunghezza dal minimo al massimo relativamente piccola. Ho circa 5 centimetri, 5-6 centimetri. Qua sono a 5 metri. A 5 metri tirerò in questa posizione. E a 50 metri in questa posizione. Vedete, anche il rumore dell'arco è diverso, però le distanze sono minori, quindi minore anche la possibilità di errore. Certo, la messa a punto è un compromesso, perché noi ne abbiamo già parlato parecchie volte e ne riparleremo, un compromesso, perché è ovvio che l'arco trattenuto in questa posizione si comporta in maniera diversa che l'arco usato in questa posizione. Però, credetemi, trovando il giusto compromesso si ottengono risultati sorprendenti e ottimali. Allora, abbiamo visto la patelletta. La patelletta, normalmente io ci tiro con una patelletta all'incirca 20-30 mila frecce, diciamo che mi dura un anno. Dopodiché c'è la possibilità di comprare solo il ricambio e sostituire solamente la pelle trattenendo la piastra, che è robustissima e non ha nessun problema. Intanto vediamo la nostra patelletta, che è rimasta a bagno, è rimasta a bagno, la bagniamo ancora un po', diciamo che 5 minuti di acqua torrenziale dovrebbero rendere la patelletta un disastro. Invece, miracolo incredibile, la patelletta non si è bagnata minimamente, è completamente idrorepellente, completamente idrorepellente. Come vedete, la patelletta non è minimamente bagnata, non ha assorbito una goccia d'acqua, non ha assorbito una goccia d'acqua, e di conseguenza l'utilizzo è identico a una patelletta asciutta, come se non avesse prepiunto. Veramente, veramente ottima. Ed è l'unica, finora io ho provate tante, parecchie patellette, ma come questa patelletta, che praticamente è rimasta immersa nell'acqua per 5 minuti, praticamente non si è bagnata minimamente, ha mantenuto la stessa morbidezza di quando era asciutta, e quindi abbiamo la sicurezza assoluta che non cambia le sue caratteristiche, e di conseguenza non cambiano le caratteristiche del volo della freccia, che è la cosa ovviamente più importante. Detto questo, Baremax, Massimo Bartoletti, mi sono trovato bene, perché non ero. Io uso questa e mi trovo veramente, veramente bene. Poi anche il suo, una patelletta un pochino più pesante, la sento più massiccia, più... Io do un consiglio, se per caso doveste comprarla, non modificate nulla. Ricordate che non occorre tagliare, questa è la mia misura, una volta chiusa non sento assolutamente niente e con un buon rilascio non ho dovuto rifilare assolutamente niente. L'ho lasciata esattamente come l'ho comprata e consiglio a tutti sempre di fare così, non toccare assolutamente niente. Perfetta. Ok, grazie.